Bene, questa è la sessione per Rebecca. Ciao Ciao a tutti. Elena. Ti aiuto a connetterti maggiormente a Rebecca, di cui hai appena sentito i punti, e alla quale non so se ti sei già in parte o parzialmente connessa. Sì. Ok, questo lo spiego anche per chi dice che la signora non è in ipnosi, che no, c'è tutto un discorso dietro che non diciamo, ma che è abbastanza sottinteso. Bene, conto da 5 a 1 e ti connetti a Rebecca 1. 5, scusa, 4, 3, 2, 1. Dimmi se la vedi. Sì, la vedo. La vedo un po' agitata perché è come se fosse confusa, come se ci fossero tante lettere dell'alfabeto che girano intorno a lei e lei non sa metterle in ordine. La sensazione che ha è questa. Ti dà l'autorizzazione? Sì, anzi, mi chiede di farle vedere cosa c'è intorno. Ok, dati, vibrazione di Rebecca. Percentuale di consapevolezza. 35. No, scusa, quella è la PS, ho visto la PS 35, la consapevolezza 75. Vite precedenti. 2138. Percentuale di cervello utilizzata. 7. Ok. Le lettere confuse sono le vite precedenti? No, in realtà è l'effetto degli impulsi che manda un'entità mentale. L'effetto dei suoi pensieri, sono i suoi pensieri che sono tutti mischiati. Questa entità mentale crea dei pensieri a Rebecca e glieli manda tutti assieme, tutti in maniera tale che lei sia confusa, non riesca a fare un filo logico. Ok, chiamiamola questa entità mentale, vediamo quante ce ne sono. Allora, adesso ne ho due, ma dietro a una ce n'era un'altra, l'ho già visto prima, prima erano tre, e ce n'era una che era molto alta, abbastanza alta, era di livello 7. E adesso non c'è più. No, non c'è più. E Però faceva. chiamiamola lo stesso, perché fa parte della vita di Rebecca. Esatto, perché fa parte del programma di una delle due che ci sono adesso, che è una di livello 5. E la terza è di livello? 3. Quindi 753. Ok, partiamo dalla 7 che non c'è più, che ha lasciato il testimone alla 5. Quindi hanno evidentemente abbassato la gravità del progetto. Sì, perché lei è riuscita in qualche modo lavorando su di sé, adesso non so cosa abbia fatto, ma negli ultimi anni è riuscita a diventare un po' più consapevole, a liberarsi un po' di alcune. È come se avesse, quello che vedo io è come se prima lei avesse intorno al suo corpo proprio uno strato spesso di impulsi che arrivavano da questa entità. Adesso lo strato è diventato molto sottile e quindi prima c'era l'entità di livello 7 che mandava questi impulsi, adesso c'è l'entità di livello 5. Ok, qual è il progetto?
Allora, il progetto era quello di crearle depressione, che prima era patologica, adesso è solo dei momenti un po' così depressivi, un po' di tristezza. Diciamo che allora, è legato al fatto che lei sia allontanata da tutti i suoi familiari. Ok, prendono questa opportunità e fanno sì che lei sia depressa. È un progetto per vedere, è una cosa un po' complessa perché l'ho vista già prima, è come se ci fosse una grossa cupola sopra alla sua vita. Con dentro una luce azzurra blu. Ok, e questa cupola è come se la tenesse sempre dentro questa energia che poi scende sulla sua vita. Ho visto prima che cercano di inserire impianti, come se continuano a inserire impianti in serie, cioè ce ne sono anche 7-8 su una gamba, tutti su una in linea, ok? E poi magari ne spostano, ne mettono 7-8 su un braccio, oppure li mettono sparsi sulla pelle, ne mettono 6 o 7 in vari organi. Impianti, hai detto. Sì, impianti. Questo lo fanno. Per vedere, è un esperimento per vedere come reagisce il corpo, come reagisce la mente. Allora, andiamo con ordine. Sì, Entità mentale 7 era d'accordo. depressione patologica. Sì. Entità mentale 5, depressione saltuaria, diciamo, non patologica. Entità mentale 3. È quella che le crea confusione. Ok. Entità mentali sono queste, entità eteriche invece ci sono. Partiamo dagli EDL. Allora, gli EDL ce ne sono 5 e sono legati all'entità di livello 5. Tutti. Sì, l'altra invece mette solo degli impianti, ci sono 3 impianti, Solo quella di confusione. livello 3, sì. Ok. Entità eteriche che non siano EDL. Allora, allora, ne vedo una perché in effetti la pulizia che aveva fatto aveva funzionato a suo tempo, ma essendoci le entità mentali è riuscita a tornare questa. Non toccava le entità mentali da quella pulizia là, Sì. era chiaro. E quindi questo ha fatto sì che tornasse un'entità mentale, scusa, un'interferenza di un'entità eterica. Era chiaro, lo è diventato dopo chiaro, prima non era chiaro. Sì, Sì, certo. che si presenti, che entri. Squillino le trombe, entrano queste entità eteriche che sono tornate. È una, però È arrivato una specie di vichingo, un umanoide col casco da vichingo. Ok. Come si chiama? Mi dice di essere Thor, ma evidentemente non è ovvio. Che DNA eterico possiede? Allora, 40 100% rettile, 60% mantide. Ok, è tornato e ha messo lui gli impianti. Allora, sì, tramite le entità mentali è riuscito a rimettere questa cappa sopra alla vita di Rebecca. A me, quando l'hai descritta, ricorda, quando
quella semisfera di vetro che si mette sopra le torte di dolci, le torte dei ristoranti o sopra l'alzatina della torta si mette questa, oppure anche, vabbè, una volta si utilizzava il coprivivande di metallo, si alzava e finalmente si vedeva quello che era stato preparato, il pollo con le patatine, di solito nei cartoni animati. Però io non so perché me la vedo in vetro. Quindi c'è, ma tu non la vedi perché è trasparente. Sì, praticamente, esatto, praticamente, allora sopra c'è questa cupola sì, di energia, come ho detto, blu, e poi richiude tutta la sua vita e Rebecca dentro a questa cosa, da lì lei non può uscire. Ok, un dom, no? Ok, Sì. questo è l'impianto principale. Le entità mentali non possono mettere impianti, devono avere un'entità eterica che li metta. E gli EDL non mi sembra, non mi risulta che mettano impianti. Quindi è stato il vichingo, Thor, o Esattamente, sì. qualche suo schiavetto Sì, che non ci interessa, certo, sì, ma qualche che rettile in non giro. si può. Però lui riceve, come funziona? Andiamo a vedere proprio il passaggio di Perché? informazione, di ordini. Cosa arrivano? Delle lettere? Si parlano? Allora, tra loro. No, è proprio come se ti descrivo la cosa. Allora, io vedo le entità mentali che è come se facessero spola da su a giù, no? Spesso. Quindi rimangono sempre collegate alla persona, poi come se scendessero più in basso, mandano l'impulso, ricevono, diciamo, la risposta all'impulso, poi e tornano su al livello dove c'è Thor, per esempio, no? Quindi dentro a questa cupola nella cima. Comunicano in modo telepatico tra loro. Però a quel livello lì si vede proprio tipo un passaggio di corrente, come se fosse un passaggio di corrente. Quindi è una specie di comunicazione mentale, Sì. telepatica. Sì. Telepatica. Ok, tutto parte quindi dalla 7 o dalla 5, dopo quella cosa energetica che subisce Rebecca. Ok, Dalla 5, la 7 non c'è più. la 5 riapre gli occhi, chiama Thor. Fatti aiutare da chi vuoi tu, ma questo è il tuo compito. Crea il dom. Cioè, Riprendiamo. il dom è come se fosse sempre lì. Perché le entità mentali non erano andate via. Quindi è rimasto il dom. No, l'ha Sono. rimesso dopo. Ok. Dopo Sì. quanto? 2 mesi. Va bene. Impianti, vediamoli. Allora, ci sono i tre dell'entità mentale di livello 3 e sono una a livello della tiroide e due sul costato, uno a destra e uno a sinistra. Poi gli altri continuano a variare. Allora, ti dico quello che mi è arrivato è che come se cambiassero apparato, tra virgolette, ogni 3 o 4 giorni, quindi apparato o zona corporea. Però a livello temporale potrei dirti ogni 30 secondi, ogni minuto più o meno, come se li spostassero. In questo momento li spostano tra gli arti, quindi passano dalla gamba sinistra, poi gamba destra, braccio sinistro, braccio destro e di continuo così. Ce ne sono 8 in fila che continuano a spostare.
Insomma, ci sono un sacco di impianti, vengono spostati, Sì. questo è il progetto. Causa esoterica di pityriasi. Ok. È questo. Fascicolazioni. Anche. Stomaco. No, stomaco sono i due impianti. Fissi. Quei due impianti fissi qua, A che che fanno. servono? Allora, fanno un triangolo con quello alla tiroide ed è, servono per far sì che l'entità 3 di livello 3 possa mandare gli impulsi in quella zona lì per far sì che lei sia confusa. È come se lavorassero, non so per quale ragione, ma come se lavorassero a livello del nervo vago, quella zona lì. In qualche modo interferiscono con il nervo vago, mi ha detto. Intestino. Ma è un po' la conseguenza di tutto, proprio a livello fisiologico che si sballa. Dolore seno sinistro. Lì, quando lei era stata operata, c'era un impianto. Però poi è andato via. È un po' sofferente il tessuto. Quindi quando è un po' più stressato a livello fisiologico, quella parte lì è un po' più sofferente, si infiamma un po'. Inguine. Allora, lì tutte le volte che spostano i vari impianti lo sento un po' di più perché è stata una zona, diciamo che è stata, Utilizzata parecchio. esatto, già anche prima quando ho avuto gli interventi, quindi lì la sento molto di più. Perché l'inguine e non il gomito? Perché lei sente di più l'inguine? No, perché hanno Ah, usato ok. spesso questa parte, cioè una zona energetica Questo importante. l'ho già visto prima, io l'ho già visto prima mentre lei descriveva i punti. È una roba vecchia, vecchia di che è stata trasmessa, cioè è un contratto che è stato firmato dalla famiglia del padre. Tante, tante vite prima del padre. Qualche antenato prima aveva fatto un patto con delle famiglie importanti in cui ha fatto una adesso non. Allora, quello che mi viene è che aveva tipo dovuto rapire una famiglia dove in seguito a questo è stato pagato tantissimi soldi per tantissimo tempo, cioè si è sistemato la vita, quindi ha fatto questo patto. In un'altra vita, il In un'altra, padre. sì, no, neanche il padre. Navo. Sì, E esatto. da lì E da tara lì, familiare. esatto. Che poi ha portato. Poi è una stupidaggine alla quale noi crediamo, perché una tara familiare non esiste. Uno Certo. nasce con la tara familiare di boh, avi, anche soltanto i genitori, ma no, dove sta scritto? Dov'è Esatto. il senso di questa cosa, no? E di fatto l'IPS vogliono fare l'esperienza della tara familiare perché in un videogioco questa cosa è molto divertente, no? Per loro si divertono. Depressione passata, causa esoterica. Vabbè, la Era 7 e la l'entità, C. sì. È Problemi alla tiroide. l'impianto che ha, l'impianto ce l'ha da tantissimo tempo. Tensione corpo. È dato dai vari impianti che girano e dagli impulsi che gli danno tramite questi impianti. Ansia. Ansia è l'entità di livello 5. Paura. È una conseguenza dei vari
Allora, sia i pensieri confusi dell'identità di livello 3 che l'ansia dell'identità di livello 5 provocano Certo, inevitabilmente paura. diciamo che nel corpo emozionale che adesso analizziamo ci sono delle emozioni a bassa frequenza e già Rebecca ne ha individuate due: paura e ansia, no? Possono avere mille cause o possono essere semplicemente una conseguenza dopo Esatto, una vita di interventi, sì. problemi fisici, problemi di natura insomma, come la depressione e quant'altro. Uno è chiaro che può avere dei problemi di ansia anche e svilupparla Certo. da sola. C'è ansia e paura nel corpo emozionale, cos'altro? Cioè, confermamelo se è vero. Sì, allora l'ansia la vedo proprio qua, viene proprio creata da questo triangolo, quindi insieme alla confusione e l'ansia viene creata questa cosa qua. La paura la vedo tipo a livello della pancia e la tristezza vedo anche. La vedo un po' più in basso, tipo appena sotto l'ombelico. Ok, iniziamo subito a lavorare con il corpo emozionale, così non ci torniamo più. Mostra, Elena, per favore, a Rebecca la possibilità di eliminare queste emozioni a bassa frequenza. Mostra la relatività di queste emozioni, queste energie, che Rebecca stessa ha permesso di avere e di sperimentare. Per fare appunto un'esperienza. Oggi di questa esperienza ne ha abbastanza, quindi le può convertire, eliminare, convertire in alte frequenze. Conscia del fatto che soprattutto la paura e anche la rabbia sono quelle che alimentano maggiormente tutto: impianti, entità mentali, eteriche. EDL contenti e felici pasteggiano a basse frequenze, si nutrono di quelle. La vera consapevolezza è quella del gioco e quando si acquisisce uno se ne frega. Se se ne frega inizia a pensare positivo. Se sta lì a dire, ma la mia vita, la vita. Ma io è vittima delle basse frequenze. Se lo vede come un gioco, qual è? E se ne frega, diventa imbattibile, intoccabile. Superman. Elena. Dimmi, che succede? Allora, ho visto proprio che Rebecca praticamente alzava per eliminare queste emozioni nel corpo emozionale, come se avesse messo un piano orizzontale di vibrazioni alte e pian piano le portava in tutto il corpo. Allora, quindi man mano che saliva si illuminava tutto e spostava queste emozioni negative verso la bocca, e quando sono arrivate alla bocca sono uscite, sono dissolte, e lei aveva tutto il corpo proprio vibrante di luce, di vibrazioni alte. Ed è arrivata a 10 milioni. Di vibrazione da 3 quarti di milione, 750.000. Bene. Causa esoterica dell'incidente di fuga di monossido di carbonio da una caldaia nuova in una casa che aveva affittato per se stessa. Allora, io adesso questa entità non la vedo più, non vedo che c'è adesso, c'era prima. Ed era. Allora, un'entità che è entrata nella sua vita intorno ai 17-18 anni, e come se la seguisse sempre in ogni casa che lei cambiava. Vedo come un'ombra.
vedo come un'ombra che faceva in modo che c'era sempre qualcosa che non andava. Un disincarnato? Potrebbe essere, sì. Chiamalo. È arrivato un signore tutto un po', tuttora un po' magrolino, tutto un po' con la gobba. Anziano. È lui che ha fatto il monossido? Sì. Cos'è? Era un assassino quando era in vita? Si muore di monossido di carbonio. Allora, allora, mi dice che quando era in vita, quello che lui, il suo obiettivo era rendere difficoltosa la vita alle persone, ma proprio in maniera pesante. Ma era presente in questa casa? Era attaccato a Rebecca? Ah, sì, era attaccato a Passava di lì? Rebecca, lo seguiva nelle Ma varie perché? case. Ha passato una vita precedente con lei? No, perché in un posto dove lei era a 17-18 anni temporaneamente, quel giorno, c'era lui che era in quella casa lì. Rebecca in quel momento aveva delle vibrazioni tali in maniera tale che lui è riuscito ad agganciarla. Va bene. Poi negli anni l'ha seguita nelle varie Va case. bene. Bassa consapevolezza del disincarnato, non si merita secondo me nessun portale ideale, scusa, aureo, quindi un bel portale e via. Che si stacchi, anzi se lo fa Rebecca è anche meglio. Così va a rendere difficile la sua vita e non quella degli altri. Ok, C'è, c'è, chi non c'è, non c'è, l'ha via. proprio lanciato dentro e chiuso. Ok. Causa esoterica del non avere un posto fisso dove vivere. Raminga. Fa parte della confusione che gli crea l'entità di livello 3. È una Ok. sua cosa, cioè è per la sua confusione che non trova posto. Causa esoterica dell'essere bloccata, insicura. Sempre quello. Livello Ha bassa autostima, bassa memoria. 5, entità di livello 5 quello. Ok, si inizia una cosa, poi si blocca. Sì, un po' è per l'autostima, quindi dall'entità di livello 5, un po' è per la confusione che gli dà l'entità di livello 3. Cioè, quando lei si blocca per l'autostima, non trova più il filo, va in confusione, non trova più il filo della matassa, ecco, quindi non riesce più ad Lei sa andare di essere creativa, ha scritto dei racconti. Si chiede però quali siano i suoi talenti. Si chiede ancora oggi quali siano i suoi talenti. Perché? avanti. Beh, fa parte del progetto non farla realizzare. Chiedilo alla sua PS, chiamala. Quali sono i tuoi talenti? Sono comunicare alle persone tramite la parola e la scrittura. Incontrare tanta gente insieme e trasmettere delle parole e delle frasi che automaticamente aiutano queste persone. Vedo gruppi di persone che la circondano. Ma conferenze? Sì, anche. Sì, anche conferenze, proprio
come se lei scrivendo apre questo canale. Allora, prima diciamo, posso tradurlo concretamente, come se lei allora scrive e scrivendo determinate parole lei aprisse un suo canale e poi quando si trova davanti alle persone riuscisse a trasmettere quello che ha scritto in maniera tale che arriva direttamente all'inconscio delle persone. È come se lei facesse, ipotizziamo, scrivesse delle opere, magari dei blog, ok, e poi organizza degli incontri in cui spiega quello che ha scritto. Esatto. Cioè, se alla base della conferenza c'è una parte scritta, un pensiero scritto più articolato, più a, lei riesce a. Questo è il suo talento, dice la PS. Interpretabile in mille modi, ma che dà un taglio di un certo tipo. Tra l'altro vedo Rebecca annuire, quindi probabilmente le risuona. Allora, normalmente noi chiamiamo un disincarnato, che è la madre in questo caso. Oggi però la storia di Rebecca, ed sono delle eccezioni che ogni tanto facciamo, ci porta a chiamarne altri due, per vari altri motivi. Nell'ordine che più desidera, anzi, dimmi chi si presenta per primo, tra madre, padre e la cosiddetta forse fiamma. Sì, allora è arrivata la madre, poi il padre e poi la fiamma. Ok. Come vedi la madre? La madre la vedo. È arrivata, cioè sembra bianca, cioè la pelle sembra talmente, come si dice, mi viene la parola, Nivea. sì, proprio, Non il prodotto industriale, Nivea no, bianca, no, bianca bianca, diafana. sì, proprio, Ma quasi, è elegante o è malaticcia? no, no, malaticcia, quel Ah, bianco, esatto. ok. Di svuotamento, non so come dire, no? Proprio magrissima, bianca. Offrile subito una pastiglia V. Vibrazione e anche una pastiglia I, informazione, così che se ha delle entità che la stanno succhiando, con l'informazione capisce un po' di cose e con la pastiglia V impara che se vuole alzarsi la vibrazione, anche se è prosciugata, eccetera, lo può fare a un livello infinito. Non ci sono limiti. Le prese. Le assume. Sì, le ha già prese. Inizia già a cambiare il suo aspetto. È un po' meno magra e un po' più rosea. Ah, è un po' dice che è un po' confusa. Un po' confusa perché ha visto tutto chiaramente con la pillola I dell'informazione. Sta cercando di mettere i tasselli in ordine. Ok, vede la figlia, vuole lasciarle un messaggio. In quel momento lì non sono stata capace di fare diversamente, non avevo altri strumenti e ho fatto quello che credevo fosse meglio per te. Vedo adesso le conseguenze e mi spiace, ma non sapevo come altro fare, e vuole dire.
vuol dire questa cosa qua. Ok, la madre sta facendo riferimento a un episodio di quando Rebecca aveva 11 anni, in cui con lei presente in casa, in un momento così, diciamo, di distrazione, beh, si fa per dire, il padre l'ha molestata, diciamo, in termini anche sessuali, sebbene non in maniera completa, però, insomma, l'ha molestata. La madre se n'è accorta ed è poi riuscì, ha fatto un po' finta di niente, poi è riuscita un po' allontanando la figlia, mandandola dalla zia, eccetera, a tamponare la cosa. E il padre è qui con noi. Io voglio che ci sia il padre e l'entità che hanno gestito questa cosa legate al padre. Allora, il padre si è. Allora, c'è il padre e queste due entità dietro. E il padre si è girato adesso verso di loro. E si è reso conto in questo momento del perché ha fatto quella cosa lì. Ok. Di che natura sono le entità? Sono allora, vengo... allora, così sono due militari. Capi dei militari. Facciamo il gioco del testimone. Che perdonerà Rebecca per questa cosa, ma andiamo avanti, non si preoccupi, facciamo tutto. Bene, madre, padre e fiamma. Il padre che fa? Si è disperato e si è buttato per terra e sta piangendo disperato. Ok, vuole lasciare un messaggio a Rebecca? Dice che in quel momento lì non lo sapeva, non sapeva nulla di questo, non sapeva cosa stesse facendo e come se ovviamente, cioè ovviamente credeva fosse quella la cosa giusta da fare. Vuole stare la figlia? Sì, è Ok, quello perché lì. non l'ha Gli rifatto? è stato impedito. Quindi non si è pentito, era giusto In continuare. vita no, in vita no. Adesso se ne è reso conto. Chiama quell'uomo che ha fatto un incidente stradale. È la fiamma? Era la fiamma? Sì. È la fiamma. Fiamma o anima Ah, gemella, quindi anima, anima io affine? direi. Anima, io direi, anima gemella. Quindi anima affine. Esiste la fiamma incarnata di Rebecca? No, c'è l'anima che vedo l'anima che sta aspettando che lei faccia delle cose verso la consapevolezza per ripresentarsi. Quindi non è Stata incarnata. sì, è incarnata l'anima ed è in una persona vicino al suo entourage, è come se lei non si fosse accorta e l'anima non si fa accorgere finché lei non fa. Dei passaggi, Come? sì, è chiaro. Sì, ecco. Ma è uomo, quanti anni ha? Sì, uomo, uomo. 60, 63, 62. Vabbè, queste sono informazioni ovviamente da prendere con le molli, Sì, le certo. molle. Ok, l'anima gemella disincarnata cosa fa? Cosa vuole dire? Ci vuole dire perché ha deciso di andarsene. Allora, è stato portato via. È stato allontanato. Allora, gli hanno.
Quell'incidente è stato creato, ok, per far sì che lui se ne andasse in quel momento lì, da le interferenze che aveva, degli esperimenti, lo vedo proprio che l'hanno. In quel momento è stato rapito, ha avuto un'abduction e. Ma niente, doveva morire, non doveva tornare. Cosa vuole dire Rebecca? Prima Elena ti ho visto quando ce ne raccontava abbastanza colpita da questo episodio. Ah sì, perché Perché? ho visto proprio che ho visto proprio la loro unione delle due anime, era proprio la cosa perfetta, la forza perfetta, vitale, ok? Per lei sarebbe stata la soluzione di tutto in quel momento lì. E nel momento in cui gli è stata portata via, è stato un grosso strappo. Io ho visto proprio. È come se, lui, come se a lui era stata data l'opportunità, in quella ultima frase che gli ha detto, di avvisarla, anche se, cioè, lui consciamente non lo sapeva, ma come se fosse stato un avviso. Cioè, c'era la possibilità che lei. Ripetila l'ultima frase, perché noi abbiamo sentito i punti. Gli ha detto. Tu non sai con che stato sto andando via, con che stato d'animo sto andando via. Ok? Perché in realtà sentiva lo strappo, anche lui ha sentito lo strappo. Ok? E in un attimo, come se un attimo la sua PS ha fatto in modo che lui comunicasse questa cosa. Quindi non andando via di casa perché il weekend è finito, ma andando via. E poi quell'incidente. Cosa vuole comunicarle? Non me ne sarei mai voluto andare, mi hanno proprio strappato via. Beh, ma è lui che l'ha voluto. È lui che ha firmato quel contratto. Lo sta vedendo ad ora. Ora gliel'abbiamo fatto vedere, per lui è chiaro, e è un po' rammaricato dall'esperienza, in effetti. Cioè, dice, no, no, a saperlo prima non avrei voluto fare quell'esperienza lì. Ok, apriamo per tutti e tre un portale aureo. Come vedi questa apertura quando la attiviamo? Vedo, si creano, sì, beh, adesso sono tre, no? Tre divisi, uno di fianco all'altro. Sono dei cerchi dove oltre io vedo questa, la sostanza con cui è fatta, con cui è fatto il portale aureo, è questa energia color perla infinita, che è come se fosse un insieme di bolle di questa energia. E quando il disincarnato entra, man mano che entra, diventa questa energia. Ok, vanno tutti e tre subito dopo chi tentenna, se c'è qualcuno che tentenna. La mamma un pochino sta tentennando, il papà è andato È via di andato di corsa, corsa. certo. E l'anima gemella, Sì, il l'uomo. disincarnato, sì, l'uomo. La madre? Sta andando con canova. Ok, chiudiamoli tutti e tre. Erano attaccati alla terra. L'uomo era un po' sperso, era un po' dispiaciuto, era attaccato al posto, ok, dove è morto proprio, era come se fosse fermo lì. La mamma, no, la mamma vagava un po', senza queste energie, ma non aveva un punto preciso. E
Il papà è come se non... Era come se... Lo vedo fermo in un posto, ma non perché era quel posto lì, perché è come se non avesse perso la memoria di cosa doveva fare. Prima, Va bene. Va bene, chiudiamo tutte e tre, sono tutti e tre staccati. Sì, sono staccati da tutto. Una curiosità, perché la mente, la vista è obnubilata dopo quella molestia, Rebecca? Quei puntini Quello era visti. una difesa. Non posso più vedere una cosa così. Ecco, quello che mi è venuto adesso. È talmente dolorosa, talmente scioccante che non posso più vedere. È come se avesse messo un velo per far sì di non vedere più una cosa così da lì in poi. Va bene, causa esoterica del rapporto inesistente col fratello e la sorella. E lì è tutto, faceva parte tutto di quel progetto degli avi, che avevano firmato gli avi, quella cappa che gli hanno rimesso sopra. Ma l'hanno firmata anche il fratello e la sorella? Sì, perché fa parte di una cosa, sì, tutti, allora... Quello l'avevo già visto prima, è come se in ogni vita dopo quella firma là, una persona della famiglia fosse quella che deputata a subire tutte le cose degli altri membri della famiglia. E in In questo questo caso caso, Rebecca. esatto, è Ok. tutto. Allora assistono alla sessione e a tutto quello che è stato detto nella sessione, se vogliono, nel cinema, il fratello, la sorella e anche la figlia. Perché l'ultima domanda che ti faccio è la causa esoterica del pessimo rapporto con la figlia, Anche che quello è vari episodi spiacevoli. lo stesso motivo, fa anche parte anche lei di quel progetto di chiunque. Anche il padre della figlia. Vabbè. Sì, il fatto che lei si è sposata e si è separata subito, assolutamente. Tutti invitati. Chi vuole prende informazioni, chi non vuole se ne va anche subito. Dimmi se tra ex marito, figlia, fratello e sorella di Rebecca sono tutti e quattro presenti o Allora, l'ex marito si è seduto un attimo, poi se n'è andato. no. Bene. Gli altri tre sono rimasti, come se sono lì che ridono come per prendere in giro. Vabbè, no, se restano, guardano il film in silenzio, interessati, se no, quella è la porta, via tutti. Qui ripeto, chi c'è, chi non c'è, non c'è. Non stiamo qua a pettinare le bambole e cercare di convincere nessuno. Non c'è, non si vuole, si va. Nel cinema si sta in silenzio, non si ride. Chi resta? Si sono tutti e tre, si sono azzittiti. Acquietati. Ok. Hanno visto tutta la sessione? Lo stanno guardando ora. Ok. Vai alla fine. Ok. Chi vuole ridere? Nessuno dei tre. Ok. E allora vadano a vedere adesso il gran finale con Rebecca. Rebecca è la vera utilizzatrice di questa sessione perché è lei che l'ha voluta, è lei che l'ha chiesta, è lei che l'ha attivata. Ho già visto tutto in eterico. Andiamo con lei al cluster. Ha visto la relatività del gioco, ha visto che tutto dipende da contratti, per esempio questa tara ereditaria, tutte le esperienze che ha fatto in questa vita e nelle 2138. Ora queste esperienze di cui ha avuto, dalle quali ha avuto un insegnamento, queste esperienze adesso le può e tranquillamente disattivare in termini di contratti. Vedo il cluster come se fosse, cioè, vedo il cluster con un sacco di lampadine e ogni lampadina è una vita. Sono delle lampadine grosse che possono essere tipo più lampade
e invece le lampadine piccole sono i contratti di questa vita, le altre sono le altre vite. Si è già messa in azione e le sta strappando tutte. Gli sto mostrando che può farlo molto più velocemente. Ha aperto il portale definitivo. Ok, è buttato dentro. Era chiuso. Avatar. Allora, lo vedevo che era lì che cercava di schiacciare i tasti sull'ultimo solito tentativo. Via subito. Devi dirmi se è risoluta, se lo fa in Sì, fretta, se lo fa. gli ha fermato il braccio, gli ha fermato il braccio così, adesso ho aperto il portale e sta buttando tutto dentro. Fatto. Ok, sì, il portale è chiuso. Come la vedi? La vedo molto più determinata, vedo che non ha più confusione assoluta, anzi, molto tun 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 tun. L'ho vista già prima mentre andava verso il cluster, che aveva proprio, sa vedere, chiari, passi proprio molto chiari per arrivare all'obiettivo. Risoluta. Sì, molto risoluta. Molto, ce la vedo su dritta, bella. Ora ha capito. Sì. Ok. Bene, ottimo. Nuova vibrazione. 100 miliardi. Ottimo. Non le serve neanche più la pillola V, ormai. Consapevolezza. 200%. PSPE. 45 la PS, 55 la PE. Vite precedenti. 951. Ma però, meno della metà. Percentuale del cervello era 7. 9. Cosa può fare per aumentare questa frequenza, visto che cambia da persona a persona? Allora, mi era già la PS, come se me l'avesse già detto prima, quel lavoro che ha fatto in eterico per eliminare le emozioni a basse vibrazioni, dovrebbe provare a farlo tutti i giorni, sempre. Quindi immaginarsi. Oppure, più che immaginarsi che almeno è più efficace, può prendere un cartellone, ok, bianco, farci un cerchio dentro, ritagliarci dentro un cerchio dove lei ci può entrare, ok, e man mano che pensa di alzare le vibrazioni, si fa scorrere questo cartellone lungo tutto il corpo fino alla testa. Poi Come lo. un nulla hop o un Sì, cartellino, come nulla hop, esatto, però quadrato. quadrato, e se lo fa Ok. e ci passa proprio dentro, dai piedi fino alla testa. Esatto, Una cornice vuota, diciamo, con un tubolare. cerchio dentro, sì. Con un cerchio dentro. Quindi un Lei entra nel quadrato con un cerchio, cerchio, quindi un nulla esatto. hop con intorno un quadrato tangente in quattro punti. Sì. E Interessante. lo fa. Visualizzarli. Dimmi. Sì, fa questo movimento pensando appunto mentre va dai piedi alla testa, che alza le vibrazioni quanto vuole. Se le viene più semplice si può dare un obiettivo, ok, ogni giorno un obiettivo magari più alto, e lo fa 10 volte di seguito, ok, tutti i giorni.
Vabbè, questo poi non è la ricetta magica No. per questo nel suo caso oggi, che un Esatto. domani lei deciderà di cambiare Sì, facendo sì, sì. altro, non facendolo più, facendolo una volta quando si sente, non so, la cassiera del supermercato la tratta male, lei va a casa, lei se lo fa davanti alla Esatto. cassiera, come dire, ma tu che vuoi, ma che mi frega, certo, questa. Esattamente. Messaggio finale della sua PS. È una cosa strana perché non ho mai sentito da una PS, dice, mi sono scelta questa esperienza perché volevo proprio fare questa esperienza. Però in effetti non è che mi è piaciuta molto, non la rifarò sicuramente più. E diceva, vabbè, da adesso in poi un'altra cosa che le vuole dire è che gli manderà spesso dei messaggi per allenarla, per far sì di allenarla, che come se fosse un allenamento per far sì che lei capisca che può centrarsi e comunicare con la sua PS facilmente in ogni momento. Ok, quindi da adesso in poi spesso arriveranno dei segnali dalla PS concreti. Ok, cerca i suoi talenti. Quelle Se lei fa, conferenze, quelle. sì, se lei fa, segue, si concentra proprio su se stessa e si attiva, arriverà a fare quella cosa lì. Ne farà proprio, può essere anche una professione se poi le piace come professione. Ok. Il DOM lo vedi ancora? Impianti, entità mentali 753, No. DDL. C'è ancora qualunque cosa? Vichingo, Thor. No, no, no. Non c'è più niente. L'ombelico si è spaccato, quindi non c'è più. E Sì, l'avevi già spaccato prima, l'ho già visto spaccato prima, te con 300 perle. il palloncino se ne sta andando alla deriva? Lo vedo proprio che si asciuga sempre di più. Va bene, abbiamo finito, quindi Elena, disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.